Busto Arsizio. Settembre 1951. Silvia Dapont è una ragazza di 21 anni, bionda, di umili origini. È nata a Cesio Maggiore, in provincia di Belluno, da una famiglia di contadini. Sono anni duri, sono gli anni del dopoguerra. C'è bisogno di lavorare e Silvia si dà molto da fare. Trova lavoro tramite conoscenze presso una famiglia di Busto Arsizio, la famiglia Nimmo, che vive in una villa in via Galilei. È una famiglia benestante. Il signor Nimmo è funzionario di una compagnia aerea e, nonostante il periodo difficile per tutti, può permettersi una domestica e può anche assicurarle uno stipendio dignitoso e una camera tutta per lei. Silvia prende servizio dai Nimmo nel dicembre del 1950. La mattina del 7 settembre 1951, Silvia è appena rientrata dalla latteria. Posa la bottiglia del latte sul tavolo della cucina e va in camera sua per indossare il grembiule nero che usa per lavorare. Poco dopo, la signora Nimmo la chiama. Bisogna preparare la colazione. Silvia però non risponde. Adele Nimmo va a vedere in camera di Silvia, ma la ragazza non c'è. C'è la sua valigia. Quel giorno, infatti, Silvia tornerà a Cesio Maggiore, visto che la famiglia Nimmo è in procinto di trasferirsi a Roma dopo una promozione del capofamiglia. Silvia li raggiungerà, ma la famiglia Nimmo le ha concesso una ventina di giorni di ferie per andare a salutare la sua famiglia. Maria, la sorella di Silvia, che lavora a Zurigo in Svizzera come bambinaia, racconta che erano rimaste d'accordo di passare un periodo di vacanze insieme nel loro paese. Maria però era stata costretta a rimandare la sua partenza e aveva detto a Silvia che l'avrebbe raggiunta più avanti, a Cesio Maggiore. La signora Nimmo pensa che Silvia sia uscita di nuovo per comprare qualcosa che mancava. Ma Silvia non torna. Le ore passano. Roberto, il figlio dei Nimmo, dice di aver visto Silvia con indosso il suo grembiule nero salire le scale che portano al solaio. La cercano anche lì, in solaio, e anche nella cantina, ma Silvia non c'è. La famiglia Nimmo chiede a tutti nel vicinato se abbiano visto Silvia. Vanno anche dal padrone di casa, Carlo Candiani, un uomo di 70 anni che vive al piano di sopra, ma anche lui non l'ha vista. Subito la signora Nimmo si era arrabbiata e aveva pensato che Silvia se ne fosse andata senza finire di svolgere le sue mansioni, senza dire nulla. Però tutti gli effetti personali della ragazza sono rimasti in casa. In camera ci sono tutti i suoi vestiti e anche tutti i suoi risparmi, circa 40.000 lire. È uscita di casa con il grembiule nero e con un paio di vecchie ciabatte. Alle 17 i Nimmo vanno alla polizia di Busto Arsizio e denunciano la scomparsa della ragazza. La polizia va nella villetta di via Galilei. Nella stanza di Silvia sembra tutto in ordine. Nei giorni successivi viene verificato dalla polizia di Belluno che Silvia non è mai rientrata al suo paese. Un'amica della ragazza, Franca Sandrini, di 25 anni, anche lei domestica presso una famiglia di Busto Arsizio, racconta che Silvia stava vivendo un momento molto difficile. Lo racconta alla polizia. Era depressa e aveva sbalzi di umore. Queste affermazioni convincono la polizia che forse Silvia si sia allontanata volontariamente proprio perché depressa. Forse non voleva trasferirsi a Roma. Così, non avendo il coraggio di dirlo ai Nimmo, aveva deciso di andarsene. Ma dove? Dove è andata? Senza i suoi soldi, senza i suoi vestiti, in ciabatte. L'amica di Silvia racconta agli inquirenti che ultimamente si vedeva con un ragazzo,
il quale però ha dichiarato che tra lui e Silvia ci fosse soltanto un'amicizia. E anche lui racconta che Silvia era spesso molto triste e irascibile. Circostanza dichiarata anche da un'altra amica, la quale racconta alla polizia che Silvia le aveva telefonato raccontandole in lacrime di stare molto male e di essere molto depressa. Ai primi di ottobre, Maria, la sorella di Silvia, si reca a Busto Arsizio, parla a lungo con la signora Nimmo, inizia delle ricerche da sola, fa il giro dei negozi e dei dintorni e mostra a tutti una fotografia di sua sorella. Maria alloggia presso un'amica che una mattina le racconta di aver fatto un sogno molto strano. L'amica di Maria ha sognato Silvia. Indossava un vestito bianco e aveva un mazzo di fiori in mano. «Dove vai, Silvia? Tutti ti cercano!» le aveva detto l'amica. «Perché mi cercano?» aveva risposto Silvia nel sogno. «Perché mi cercano? Se non sono mai uscita da quella casa!» Maria è molto impressionata da quel sogno e torna a casa dei signori Nimmo, chiedendo di poter visitare ancora una volta tutto l'appartamento, cantina e lavanderie comprese. Il signor Candiani, il padrone di casa, anche lui molto preoccupato per Silvia, fornisce subito alla sorella le chiavi di questi locali affinché possa controllarli lei stessa. Passano le settimane e la famiglia Nimmo si trasferisce a Roma. Il 28 ottobre ritorna a Busto Arsizio. Devono prendere alcune cose da portare a Roma e controllano anche se per caso Silvia abbia spedito un biglietto, una lettera, o magari ne abbia lasciata una da qualche parte in casa per dare loro delle spiegazioni. Il signor Nimmo scende in cantina. Vuole bruciare nella caldaia alcune scartoffie derivanti dal trasloco, cose che non servono più. In cantina c'è anche un vecchio albero di Natale. La signora Adele Nimmo si avvicina all'albero di Natale perché nota qualcosa. Fa fatica inizialmente a capire di che cosa si tratti, però poi se ne rende conto. È un corpo. È un cadavere. È il cadavere di Silvia. Fanno fatica a riconoscerla, nonostante il cadavere sia intatto e non emani neppure cattivo odore. Silvia era robusta, pesava quasi 80 kg, ora ne peserà malapena 40. Sembra uno scheletro. Sul corpo della ragazza non ci sono tracce di violenza. L'autopsia stabilisce che sia morta di inedia e conferma anche che fosse illibata. È morta di fame, Silvia. Ha smesso di nutrirsi, probabilmente a causa della sua depressione. Si è lasciata morire. Questo dicono gli inquirenti. O forse potrebbe essere morta asfissiata dopo aver inalato i gas dei tubi difettosi della cantina. Sì, ma se così fosse, come si spiega la malnutrizione gravissima che ha ridotto Silvia a pelle e ossa? Il maresciallo Angelo Mongelli non è convinto, c'è qualcosa di strano. Quella morte ha qualcosa di strano e di macabro. Il corpo di Silvia era incastrato sotto i rami di quell'albero di Natale. Come ci è finita? Viene interrogato anche il padrone dello stabile, Carlo Candiani, settantenne, ex rappresentante del settore tessile, un uomo mite, nonno di due nipotini, due volte vedovo, benestante e rispettato, con la passione per la farmacologia. Candiani passa molto del suo tempo a imbottigliare decotti e distillati fatti da lui e si vanta anche di essere guarito dal diabete
grazie ad un suo preparato a base di erbe. L'uomo riceve il capitano Mongelli e senza alcun problema gli fa visitare tutta la sua casa. Quando però Mongelli gli chiede di mostrargli i solai, l'uomo comincia a sudare. Mongelli lo tiene d'occhio. Quando il maresciallo entra nel solaio, una stanzetta piena di cianfrusaglie, nota subito sul pavimento una sagoma priva di polvere, come se qualcosa fosse stato disteso proprio in quel posto. Candiani, quello che cos'è? Ah, niente, rispose Candiani, indicando un baule appoggiato al muro. C'era quella cassa lì che poi ho spostato pochi giorni fa. Mongelli va a vedere e nota delle ragnatele vecchie e piene di polvere dietro la cassa. No, non è possibile che sia stata spostata da pochi giorni. Ma Mongelli continua l'interrogatorio all'uomo, che si dimostra molto disponibile. Candiani racconta di aver visto Silvia proprio la mattina del 7 settembre intorno alle 8, nell'atrio della palazzina, mentre la ragazza stava uscendo. Le dichiarazioni di Candiani però non convincono il capitano Mongelli, che lo incalza con decine di domande. Candiani è molto agitato e si dilunga, dando anche spiegazioni su particolari di poco conto, non richiesti. È agitato. Per Mongelli diventa un indiziato. Una settimana dopo, Carlo Candiani, il mite signore del piano di sopra, rispettato e ben voluto da tutti, confessa qualcosa di terribile. La mattina del 7 settembre alle 9:30 aveva notato Silvia che andava nel solaio. L'aveva raggiunta in punta di piedi e l'aveva spaventata prendendola alle spalle, così, per farle uno scherzo. La ragazza però si era spaventata tantissimo ed era svenuta. Candiani dice di averla tenuta lì fino al 22 o al 23 di settembre. Dice che ha provato più volte a farla riprendere, ma la ragazza era rimasta così, in uno stato soporoso. Aveva cercato di darle da bere del latte o del vino, ma Silvia non si era mai ripresa. Poi l'aveva trasferita in cantina dentro una cassa, dove la ragazza era morta il 20 ottobre. Silvia però era una ragazza in salute, sana, non aveva alcuna patologia che giustificasse il suo stato comatoso, durato, secondo Candiani, 44 giorni. Perché non ha chiamato i soccorsi, se si è trattato di un incidente? Il 14 novembre, Carlo Candiani decide di raccontare la verità. È una verità molto più torbida e inquietante, frutto di una mente perversa. Si era invaghito di Silvia, non riusciva a togliersela dalla testa. Essendo a conoscenza del prossimo trasferimento a Roma della famiglia Nimmo, che avrebbe portato con sé anche Silvia, sapendo che a breve non avrebbe potuto più vederla ogni giorno, aveva deciso. L'aveva stordita con un batuffolo di cotone imbevuto di etere e l'aveva trasportata nella soffitta. A questo punto, il racconto di Candiani diventa una storia dell'orrore. L'uomo trasforma Silvia in una sorta di bambola umana, incapace di reagire, per sfogare le sue perversioni. La tiene costantemente in uno stato di incoscienza, facendole respirare di continuo dosi di cloroformio. La mantiene in vita nutrendola soltanto con qualche cucchiaino di vino o di latte per un mese. Inizialmente stordiva la ragazza somministrandole del laudano, un oppiaceo sciolto nel vino. Poi Silvia, che nel frattempo era dimagrita di metà del suo peso
era diventata troppo debole e Candiani, immaginando che di lì a poco sarebbe morta, l'aveva nascosta in cantina. Il processo a carico di Candiani inizia soltanto l'anno dopo. La sua difesa sostiene che la confessione debba essere invalidata, poiché è ottenuta mediante pressione psicologica su un uomo anziano e in condizioni di salute precarie. La difesa di Candiani puntò a screditare in ogni modo la figura della povera Silvia, descritta come una ragazza con gravissimi disturbi mentali, che si sarebbe lasciata morire dopo essersi nascosta nella cantina. Questo accadde perché tra i conoscenti della ragazza qualcuno l'aveva descritta come una persona introversa, timida, depressa. Ma altri ne avevano parlato come di una ragazza con un carattere allegro e affettuoso. Allora la difesa di Candiani provò a demolire ulteriormente la figura di Silvia, definendola una ragazza dalla dubbia moralità, con molte relazioni con vari uomini, e per questo sostenne che potesse essere entrata in un giro di malavita o che avesse intrapreso una relazione con un uomo molto geloso, e questo aveva dunque acuito la sua depressione, portandola a quello strano suicidio. L'accusa invece sosteneva che la morte di Silvia non fosse legata ad un omicidio colposo, ma con dolo, poiché Carlo Candiani non poteva non essersi reso conto che continuando a sottoporre la ragazza a quello stato di continua deprivazione l'avrebbe portata alla morte. Candiani aveva confessato di spiare Silvia di continuo. La sua era un'ossessione morbosa. Ha raccontato agli inquirenti che aveva addirittura pensato di dichiararle i suoi sentimenti, ma poi si era bloccato per paura di un rifiuto della ragazza dovuto alla grande differenza di età. Secondo la difesa, il rapimento e la morte di Silvia derivavano dal fatto che Candiani fosse innamorato di lei. L'accusa sostiene invece che non erano stati certo frutto di una sfortunata casualità. In realtà l'unico desiderio dell'uomo non era avere una relazione con Silvia, ma tenerla in vita come una bambola, oggetto delle sue perversioni. Inoltre c'è un particolare molto inquietante. Candiani era un uomo molto rispettato. Aveva persino il suo tavolo riservato in una caffetteria di Busto Arsizio, dove si recava tutti i giorni. Un giorno, mentre si trovava al suo tavolo, seduto a bere un caffè, aveva sentito alcuni ragazzi vantarsi delle loro conquiste amorose ed era intervenuto nella discussione dicendo: «Ah, voi siete vigorosi, è il vostro tempo, ma io ho un sistema mio e mi diverto 3 volte più di voi». Il 30 aprile del 1953 Carlo Candiani viene condannato a 25 anni di carcere per i reati di rapimento con l'aggravante del fine di libidine, omicidio volontario e occultamento di cadavere. I suoi avvocati ricorrono in appello e la condanna viene ridotta a 14 anni. Riescono a far cambiare il capo di imputazione da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. Per la difesa, l'uomo non avrebbe assolutamente avuto intenzione di uccidere la ragazza, ma la sua morte sarebbe stata causata dalle dosi di narcotico troppo alte, somministrate per errore. Un'ulteriore detrazione di 1 anno viene ottenuto in Cassazione. Un amico di Carlo Candiani, Vittorio Tosi, che lo aveva aiutato a trasportare la cassa col corpo di Silvia in cantina, viene interrogato dai carabinieri, ma poi sparisce nel nulla. Si narra che, oppresso dal rimorso per aver collaborato senza saperlo a quel mostruoso delitto, si sia gettato nel Ticino. Candiani sconta solo 6 anni di pena, perché muore
per un arresto cardiaco nel carcere di Parma.